cari amici, buongiorno. Buongiorno, oggi è 10 aprile 2022, siamo a Gallese in provincia di Viterbo, sempre nella splendida Tuscia viterbese, e siamo venuti a vedere questo paese stupendo, ovviamente incastonato nel tufo e costruito con blocchi di tufo, e andiamo a vedere le cascate dei Frati. Adesso ci stiamo addentrando in questa piccola forra che purtroppo hanno asfaltato, vabbè, si vede che ci passano le macchine, e andiamo verso un convento, il convento di San Francesco. Dopo circa 10 minuti di cammino arriviamo al convento di San Francesco, come dicevo prima, un convento del XVI secolo. Salendo verso il convento troviamo questa parete di tufo. Dopo una breve visita al convento di San Francesco, riscendiamo giù e andiamo a vedere degli altri posti bellissimi. Il convento, come ti è sembrato? Beh, ben tenuto, anche perché ho visto che è comunque abitato, pulito, con un bel parco, bello. Ok, a dopo. Sua. C'è una bella salita, sì, una bella pendenza, però dai, a noi piace questa fatica. Sto a fare vecchio. Allora, il contaccio GPS ci dice che si trova qui dietro, ma non riusciamo a trovare l'ingresso. Vediamo un po' più avanti. Qui c'è una sorta di scala scavata nel tufo. Wow, che bello, guarda. Oh.
che bello, eh? Wow, che bello! Che poi dall'altro per trovarlo è stato un caso, perché l'ingresso a questo, diciamo, sentiero è nascosto, non è neanche segnalato. Ah, di qua c'è un'altra grotta. Sembra un film, vero? Sembra Indiana Jones. Stiamo scendendo alla ricerca del pontaccio. Wow! Ed eccolo qua. Dopo tanto abbiamo trovato il cosiddetto pontaccio romano. Wow, è emozionante il pensiero che è stato costruito 2000 anni fa. Bellissimo. Wow, è bellissimo. Sto toccando qualcosa che è stato costruito 2000 anni fa ed è veramente una sensazione. Wow, bello, bello. Guarda la volta. Cioè, questo non c'è cemento, non c'è niente. Che bello. È tutto a secco. Hanno utilizzato la tecnica di volta per l'innesto dei sassi. Ma guarda che blocchi, ma come hanno fatto? Bello, bellissimo. Trovato? Questo è uno dei segnali che mettevano i romani per segnare le miglia, no? Quindi c'è una santa città, perché ok, abbiamo imboccato un altro sentiero abbastanza nascosto che ci dovrebbe portare alla cascata dei frati, una cascata che ci hanno detto è molto bella. Ok, wow, che bello qua. Wow, un posto bellissimo. Si scende? La cascata dei frati dovrebbe trovarsi di là. Ah, no, non è questo.
dobbiamo cercare l'ingresso della cascata dei Frati, e per trovarlo non è affatto semplice. C'è un percorso, ma si vede che ci si passa ben poco. Ok, seguitiamo e andiamo più avanti, speriamo di riuscire a farvi vedere la cascata dei Frati. Ok, a dopo. Wow, che bello. Siamo all'interno di praticamente un fosso incredibile. Un punto dove credo che non venga nessuno o pochissima gente, perché è davvero difficile arrivare qua. Ok, andiamo avanti. La cascata si sente. Ok, andiamola a cercare. Ah, prossimo all'altro passo. Okay. Wow, siamo alla parte di sopra, diciamo, della cascata. Ma di là è impossibile, perché ci si bagna. Cari amici, a un certo punto ci siamo praticamente persi, più che altro siamo usciti fuori rotta. Dopo aver visitato la cascata dei Frati, siamo tornati al paese di Gallese e adesso prendiamo questa strada che sarebbe una forra con in mezzo l'asfalto, ovviamente utilizzato dalle automobili, e andiamo a vedere l'ipogeo di Loiano. A dopo. Eccoci qua. Allora, stiamo andando a visitare le misteriose cavità ipogee di Loiano. Questo dovrebbe essere il percorso. Sì, eccoci qua. Bellissimo. Wow. Wow. Sperando che non ci sia qualche cinghialotto. Permesso? C'è qualcuno? Wow, che belle! Di qua è per accedere all'altra parte. Ok, passiamo da fuori. Posto bellissimo. Wow, questa è profonda.
sono tantissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ne conto 16 a sinistra, un altro paio di qua. Pareti rocciose venivano utilizzati per sepolture o comunque riti religiosi, e questi forse erano dei collatoi dove, una volta che i monaci morivano, venivano messi in posizione da seduti e poi i liquidi corporei volavano per terra man mano che i corpi decomponevano. E qua ci sono altri, mamma mia, questo è veramente bellissimo. Andiamo avanti. Sto sempre qui, ci sono qualche cinghiale. Cosa qua? Ah, questo forse è quello di prima? Sì. Stupendo, affascinante, da brividi proprio, così belli non li ho visti mai. Ne ho visti tanti tipo Jay, ma questo è un qualcosa di veramente unico da vedere assolutamente. La nostra passeggiata di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuta, e se vi è piaciuta mettete un like. Abbiamo percorso circa 15 km in quasi 5 ore e abbiamo visto il convento di San Francesco, la cascata dei frati da sopra, perché il percorso da sotto è troppo complicato da raggiungere, l'ipogeo di Loiano. E niente, tutto qua. Ciao. Abbracciare gli alberi fa bene. Ti fa stare, abbraccialo meglio, stringilo.